Ormigli, gioielli su strada. Viberta Italia, accessori per calzature e pelletteria, moda, servizio e qualità. ...53 anni di storia per ricordare chi ha perso la vita per la libertà. Un saluto da Vaiano, ancora una volta alla Coppa 29 Martiri di Figline di Prato, parte dalla Val di Bisenzio, un abbinamento che ormai va a pari passo da diversi anni per una manifestazione simbolo del ciclismo laniero e del ciclismo toscano. Una partecipazione di lusso anche per questa 53esima edizione, che assegna anche il 18esimo trofeo Pubblica Assistenza all'Avvenire, sezione Figline, il 18esimo trofeo Fratelli Fiaschi, il 14esimo Memorial Fondatori Coppa 29 Martiri, il 14esimo trofeo Riccardo Beccherini ed il quarto in ricordo di Ivano Giagnoni. Un evento di grande spessore, un evento di importanza storica, perché ogni anno vengono ricordati i martiri di Figline e qui a Vaiano coloro che perirono durante la seconda guerra mondiale per la libertà. Intanto i corridori sono già al foglio firma, siamo nella zona della Casa del Popolo, in 91 si stanno apprestando a portarsi ai nastri di partenza per un'edizione ricca ed impreziosita soprattutto dalla presenza del neocampione europeo, vale a dire Alexander Ryabushchenko. Intanto qua siamo già pronti con la commemorazione, eccolo qua Alexander Ryabushchenko con la fresca maglia di campione europeo Under 23 conquistata a Plumelec in Francia. Tra poco ci sarà la commemorazione, presenti il rappresentante del comune, il capogruppo con la fascia tricolore, abbiamo visto il signor Giulio Bellini, poi Marco Marchi, assessore al territorio, mentre l'Ampi è rappresentata da uno storico tesserato dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, vale a dire il signor Piero Pulidori. Eccolo qua Giulio Bellini che si sta apprestando a porre la corona in ricordo dei martiri, i figli vaianesi che lottarono per la libertà. C'è anche un altro corridore, il pratese Giovanni Iannelli, e in questo momento insieme a Ryabushchenko vanno a posare la corona per ricordare un eccidio, per ricordare i tanti eccidi che purtroppo hanno condizionato l'ultima parte della seconda guerra mondiale. Ormai è tutto pronto, grande sicurezza in gara quest'oggi, mentre prima del via il doveroso riconoscimento ad Alexander Ryabushchenko, eccolo qua molto soddisfatto, ha già bagnato la maglia europea vincendo a Collecchio, c'è grande soddisfazione appunto perché Ryabushchenko è arrivato al via della 53esima edizione della 29 Martiri di Figline. Si parte da Vaiano, poi il tratto in discesa, si entrerà nel circuito a Bagnolo, 7 giri per 13 chilometri, poi al 96esimo chilometro si tornerà verso il passaggio, si andrà verso il primo passaggio sotto lo striscione di arrivo a Figline. Quindi la salita delle svolte, lo spettacolo della collina di Prato, Gran Premio della Montagna, tetto della competizione, poi tutta strada favorevole per tornare a Figline dopo 134 chilometri, 91 gli atleti che sono partiti. Questa è la lunga trafila delle ammiraglie, gruppo che si sta già trasferendo nel circuito di Bagnolo. Ecco la composizione completa delle squadre al via con iscrizioni aperte dalla ciclistica Malmantile. Intanto siamo già entrati nel circuito di Bagnolo, al comando c'è il campione toscano Under 23 Niccolò Pacinotti, già sicuro del passaggio al professionismo. Niccolò quindi correrà oggi molto probabilmente in appoggio alla squadra, sta facendo questo tentativo iniziato mentre si arrivava proprio sul circuito di Bagnolo. Andiamo con le squadre, abbiamo detto la ciclistica Malmantile è partito con il numero 1 sulle spalle, Marco Bernardinetti il vincitore della passata edizione, poi il team Palazzago Amaru del campione europeo Under 23 Ryabushchenko, la Big Hunter sienese formazione dell'Interlar Pratese, poi l'Altopac e Pella Coppi Lunata che invece arriva dalla provincia di Lucca, dal Mugello la Figros Cycling Team, quindi la Gragnano Sporting Club, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna formazione Emiliano Romagnola, la Maltinti Banca di Cambiano, la Opla Petroli Firenze capitanata proprio dal campione toscano Under 23 Niccolò Pacinotti, che veniamo impegnato in questo tentativo, ha già guadagnato diversi secondi nei confronti del gruppo, un primo e 5 secondi per l'esattezza, il vantaggio di Pacinotti che sta effettuando la prima tornata a Bagnolo. Concludiamo con le squadre, Life Team
ASD, la Mastro Marco FC Nibali, poi la PS Cycling Team, la Sestrese Etruria Amore e Vita, il Team Idea 2010, l'Unione Ciclistica Pistoiese, la Fracor Semetica Sfera e l'Unione Ciclistica Livorno, mamma e papà Fanini. Intanto all'inseguimento del battistrada si sono portati questi atleti con il 58, riconosciamo Denis Mantovani, poi un attaccante nato, vorrà dire Lorenzo Luisi della Figros Cycling Team. Ci sono altri concorrenti con Luisi impegnato a fare questa lunga trenata per cercare di andare a ricucire, sono in due all'inseguimento per il momento dello scatenato Pacinotti. Per il momento tutto sta andando nel modo giusto, niente traffico, assenza totale di traffico, quindi corridori che possono spingere su questi lunghi rettifili. Facciamo andare via anche i due immediati inseguitori, pubblico disposto in diverse zone del percorso, ecco che arriva col 67 l'atleta diretto da Scarselli, vale a dire Luigi Pietrini, passa a rilevarlo con il numero 3 Matteo Buggiani, alfiere della Malmantile, formazione fiorentina. Questo è il giovane Gabriele Giannelli, giovane figlio d'arte, il papà Alessandro come tutti sapete è stato un ottimo professionista alla corte di Claudio Chiappucci. E poi con il 57 abbiamo visto Pietrini, adesso andremo a dare tutta la composizione dei tre inseguitori che stanno transitando e che si stanno riportando sotto. C'è anche Federico Del Carlo della Palazzago Amaro, quindi situazione Pacinotti al comando, due immediati inseguitori, quindi il quartetto con Giannelli, Pietrini, poi l'atleta della Malmantile Buggiani e quindi il portacolori della Maltiti che sta facendo l'andatura, stanno per riportarsi sotto. Qui stiamo andando nel tratto di tangenziale, praticamente i corridori si possono vedere sui due lati della strada e si sta riducendo il vantaggio di Luisi e poi dell'altro atleta insieme a Luisi, vale a dire il portacolori della Banca Popolare Emilia Romagna, Dennis Mantovani, mentre qui siamo sul gruppo trainato dal team Palazzago Amaru con in prima posizione il figlio d'arte, vale a dire Raimondas Rumsas, che sta facendo l'andatura. Si lavorerà molto probabilmente per Ryabushenko, che è ancora in un ottimo periodo di forma nonostante gli sforzi fatti. Qui siamo a centro gruppo con i ragazzi della Bigante Arsianese, abbiamo visto Giannelli, questo con il numero 80 è vigilante, poi c'è anche il giovane Savini. Si vanno a disporre le squadre a formare vari treni per tenere alta la velocità, ma Pacinotti sta continuando ad aumentare il proprio vantaggio quando ormai stiamo andando alla conclusione del primo dei sette giri del circuito che caratterizza quest'anno la 53esima edizione della Coppa 29 Martiri di Figline. Leggermente cambiato il tracciato perché a Montemuro ci sono anche altre manifestazioni, si è optato per questa soluzione, una soluzione sicuramente interessante anche perché è un circuito ampio, strade belle, quindi si possono sviluppare altissime velocità. Per la Coppa 29 Martiri quest'anno è un anno importante anche per i due organizzatori del nuovo corso, vale a dire Stefano Nesi e Massimo Becchi, che 20 anni fa arrivarono con l'intenzione di continuare ad andare avanti nonostante i sacrifici per portare avanti una manifestazione di grandissima importanza. Intanto eccolo qua Alexander Ryabushenko con la maglia di campione europeo, un ragazzo che ha vinto in lungo e largo, lungo l'arco di tutta la stagione, che alla corte di Locatelli ha trovato la giusta dimensione e mentalità e oggi sicuramente è uno dei più forti corridori su scala mondiale. Si è staccato Mantovani della Banca Popolare Emilia Romagna e sono rimasti in quattro all'immediato inseguimento del battistrada: Buggiani, Giannelli, poi Pietrini e Lorenzo Luisi, che ha fatto un lavoro eccezionale. Arriva anche Del Carlo, Del Carlo che in mattinata, pensate, ha percorso un allenamento di 50 km. Questa è la dura legge di Olivano Locatelli, questa è la dura legge imposta dal direttore sportivo lombardo ai propri ragazzi. Del Carlo ha effettuato un allenamento di 50 km e poi è venuto qua a Figline di Prato, a Vaiano, si è iscritto e si trova in questo momento in fuga con altri esponenti di spicco della giornata, tutti alla rincorsa di uno scatenato Niccolò Pacinotti. Come abbiamo detto,
Pacinotti ha già in tasca il contratto per il mondo superiore, passerà il prossimo anno alla Bardiani e alla corte della famiglia Reverberi, una delle famiglie più quotate del ciclismo italiano, una delle squadre più importanti del nostro movimento. Il prossimo anno l'Italia non avrà nessun team World Tour perché la Lampre è passata in orbita cinese, quindi senz'altro la Bardiani è la formazione più importante per quanto riguarda il movimento italiano. Siamo tornati sul battistrada, maglia di campione toscano Under 23 conquistata nella prestigiosa Coppa Burci, in casa praticamente ha vinto Pacinotti, e guardate come spinge bene, concentratissimo, posizione aerodinamica per il corridore di Caserana di Quarrate. Tra l'altro oggi ci sono tanti tifosi di Niccolò e Niccolò sta effettuando questo numero. Conclusa la prima tornata, quindi abbiamo percorso all'incirca 35 chilometri e va via ad andatura spedita con grande classe. Qui sono proprio i tifosi di Niccolò che hanno incoraggiato il campione toscano Under 23. Intanto Pietrini ha leggermente allungato nei confronti degli altri, ecco che arriva Bugiani, Giannelli in terza posizione, Lorenzo Luisi a chiudere il drappello dei contrattaccanti, c'è invece Federico Del Carlo, vantaggio un primo e 0,5 per Pacinotti sui primi 5, mentre il gruppo deve recuperare un primo e 40 secondi. Non cambia il monologo perché a tirare sono sempre i ragazzi della Palazzago Amaru, infatti Del Carlo davanti non ha mai dato cambi perché i ragazzi di Locatelli stanno lavorando per cercare di ricucire la corsa quando abbiamo effettuato il primo giro basso. Sullo sfondo la Rocca di Montemurlo, eccola qua a teatro, palestra a cielo aperto per tanti appassionati toscani, soprattutto la Rocca è protagonista in diverse manifestazioni del territorio su tutto il trofeo Fiaschi, situazione che cambia quando stiamo effettuando il quarto dei 7 giri in programma. Pacinotti è stato raggiunto, quindi al comando adesso con il corridore pistoiese ci sono anche Federico Del Carlo, eccolo qua in ultima posizione con la maglia della Palazzago Amaru, stenta, ma come abbiamo detto stamattina ha fatto veramente un allenamento importante prima di essere al via della gara, con il 67 l'atleta della Maltiti Bacca di Cambiano, eccolo qua Luigi Pietrini, poi Lorenzo Luisi, Gabriele Giannelli e quindi colui che è stato il mattatore in questa prima parte della 53esima edizione della Coppa 29 Martiri di Figline. Vogliamo ricordare i sodalizi che hanno lavorato perché hanno fatto squadra e stanno portando avanti con grande soddisfazione questo avvenimento, vale a dire con la ciclistica pratese che ha offerto l'organizzazione tecnica, ci sono la SD 29 Martiri, il Circolo Arci di Figline, la Polisportiva Casa del Popolo di Vaiano, l'Associazione 6 Settembre, l'Arci e la WISP di Prato, il patrocinio è dei comuni di Prato e di Vaiano, di Vernio e di Cantagallo. Come abbiamo detto Massimo Vecchi e Stefano Nesi stanno portando avanti questo corso, questo nuovo corso da 20 anni alla premiazione finale. Quest'oggi ci sarà anche Massimo Nesi, storico organizzatore dell'avvenimento inaugurato nel 1951 con la vittoria di Giorgi, un albo d'oro di grandissimo spessore, quello della Coppa 29 Martiri. Nel 58 infatti vinceva un certo Venturelli, destinato ad una breve carriera, un fenomeno dell'epoca che poi non è riuscito però ad esprimersi ai massimi livelli. Nel 1959 Pierucci, nel 60 Livio Trapè, che poi sarebbe arrivato secondo alle Olimpiadi nella prova in linea alle spalle del russo Kapitonov. Scorriamo ancora l'albo d'oro, vittoria importante nell'82 con il laziale Colagé, l'anno dopo lo spezzino Podenzana, poi Montedori, tutti atleti che sarebbero passati al professionismo. Preziosissimo il successo dell'85 del danese Sorensen, protagonista nelle grandi classiche poi nel mondo professionale. Nel 1988 il grossetano Lelli, poi la bella vittoria di Castaldo nel 1993, arrivando ai nostri giorni vogliamo ricordare soprattutto l'edizione del 2009, primo Ulissi, secondo un certo Nairo Quintana. Nairo Quintana che quest'anno ha vinto la Vuelta di Spagna, già vincitore di un Giro d'Italia, si rivelò alle cronache del ciclismo italiano in quella edizione che a questo punto rimane la più bella degli ultimi anni. Una particolarità, nell'albo d'oro ci sono due Fedi, Matteo e Andrea, quindi tutti e due i fratelli Fedi hanno vinto questa
prestigiosa manifestazione. Si disseta Ryabushenko, vedete, va via con una grandissima velocità. Dobbiamo dire che la squadra ha fatto un lavoro eccezionale. Davanti a lui c'è il toscano Yuri Colonna. Le squadre si sono disposte in vari treni, vale a dire davanti tutta la Palazzago. Poi vediamo qui disposta in fila la squadra della Opla Petroli Firenze, ci sono i ragazzi anche della Malmantile davanti. La velocità è alta, il vantaggio è minimo per gli atleti al comando. Adesso siamo nell'ordine dei 50 secondi, gruppo che va via allungatissimo, 91 gli atleti che sono scattati, 120 gli iscritti, 91 i partecipanti. Eccoci su un altro atleta che ha fatto bene agli europei, maglia bianca, il biondo Simon Rekita, che si è classificato settimo nella prova a cronometro. Arrivano anche i ragazzi della Mastro Marco, un cast di partecipanti di alto livello per portare avanti, come abbiamo detto, una manifestazione simbolo del ciclismo pratese, anche per il valore storico, perché Figline è orgogliosa di questo avvenimento, è orgogliosa anche dei propri martiri. Due tornate alla conclusione. Adesso risaliremo per andare davanti a vedere la situazione, situazione che per il momento però non cambia, sempre con i 5 attaccanti al comando, con una corsa eccezionale fatta nella prima parte di gara da Niccolò Pacinotti, che è stato superlativo, ha tenuto altissima la velocità, è riuscito a rimanere allo scoperto per diversi chilometri, poi è stato raggiunto. Pacinotti sta ancora dando un apporto importante ai 5 atleti che stanno caratterizzando questa ultima parte del circuito di Bagnolo. Non sono state incontrate difficoltà, questo è il comune di Montemurlo, come abbiamo detto ci sono tante manifestazioni importanti. Questa è la statua dedicata al duca di Montemurlo, il grande Aldo Bini. Ancora uno scorcio del territorio e qui il battistrada, perché Pietrini, Luigi Pietrini, promettente atleta della formazione diretta da Scarselli, Luddi e Scali, è da solo al comando, ha preso una bottiglia d'acqua. Clima favorevole, finalmente siamo entrati in un momento dove veramente non si soffre il caldo, ci sono state tante giornate dure per gli atleti durante soprattutto il mese di agosto, invece oggi veramente una giornata ideale sotto il profilo della temperatura e del clima, con Pietrini che non si arrende, e fa bene perché a questo punto tiene alto il ritmo e soprattutto tiene coperti i compagni di squadra quando ormai stiamo andando verso l'ultima tornata, stiamo effettuando l'ultima tornata, non si svolterà più adesso per entrare in Bagnolo, si tirerà dritti, tangenziale, poi il passaggio da Figline, dove un pubblico trepidante sta aspettando il passaggio dei corridori. Adesso in prima posizione Filippo Mori della Opla Petroli Firenze, poi con il 74 in seconda ruota Andrea Montagnoli, portacolori tutti della Opla Petroli Firenze, c'è anche davanti Marco Landi, eccolo qua. Stanno tenendo altissimo il ritmo, ci sono gli atleti della Gragnano Sporting Club, riconosciamo anche Massimiliano Susini, rientrato alle competizioni da un mesetto, Michael Delle Foglie, il vincitore della gara di Castelfranco, poi il moldavo Ruznak con il numero 51 invece, proprio Michael Delle Foglie, e risaliamo, ci portiamo davanti dove i ragazzi della Opla Petroli Firenze stanno effettuando un ritmo incessante. Luigi Pietrini ancora lì davanti, ma per il momento il vantaggio rimane minimo, anche perché è impossibile in questo tratto reggere velocità alti quando si trova da soli. Quando saremo a Figline saranno stati percorsi 112 chilometri, ne mancheranno ancora 25 alla conclusione. Quindi una coppa 29 martiri di Figline, 53esima edizione, tutta da vivere. Bravo, posizione aerodinamica, soprattutto grande tenacia da parte di questo atleta. Noi ci allontaniamo perché a questo punto il gruppo è tornato compatto quando siamo sulla tangenziale di Prato, un percorso studiato a Oc che ha avuto ottimi consensi in questi ultimi anni, perché c'è un circuito molto veloce nella prima parte, c'è una salita molto difficile da affrontare nella seconda, il territorio viene incontro agli organizzatori, siamo a un chilometro dal passaggio. To know whose shirt you wear. Now
Viberta Italia, accessori per calzature e pelletteria, moda, servizio e qualità. Pubblico delle grandi occasioni, soprattutto la comunità di Figline che ogni anno fa sentire il proprio calore a tutto il gruppo. Gli atleti della Gragnano Sporting Club stanno effettuando un forcing eccezionale quando stiamo per passare sotto lo striscione d'arrivo, un lavoro importante da parte dei ragazzi di Massini. In prima posizione c'è Cosimo Bettiol, in seconda ruota Massimiliano Susini, esce dall'altra parte il pratese Giuseppe Brovelli che oggi si tiene in particolar modo a far bene, poi c'è Simone Bernardini con la maglia di campione toscano Elite, guardate la classe dello spezzino che va adesso in prima posizione a tirare tutti gli altri. Siamo sulle svolte, salita celebre percorsa anche in una tappa del Giro d'Italia tantissimi anni fa, il teatro naturale che offre Figline con i ragazzi dell'Altopac e Pella che stanno effettuando un forcing eccezionale, ci sembra di riconoscere in prima posizione il corridore siciliano Tortomasi, poi c'è Brovelli, il pratese Brovelli, Sosa Cuervo, passa anche Michele Corradini, Riabuschenko è lì a fare buona guardia con la maglia della Malmantina, abbiamo visto anche il giovane Puccioni, quindi il treno trainato da Bernardinetti che cerca di far bene anche quest'anno, selezione che arriva naturale ed impietosa. Adesso c'è una fase di studio da parte degli atleti, sempre con in prima posizione il portacolori dell'Altopac e Pella, poi Sosa Cuervo che sta uscendo, c'è anche Giuseppe Brovelli, questa è l'altra telecamera posta sulle prime due svolte dell'ascesa che ci porta al Gran Premio della Montagna della collina di Prato e guardate gli atleti come sono in difficoltà in questo tratto, il tratto sicuramente più difficile. Qui siamo tornati davanti con Daniel Savini, il giovane Daniel Savini che si fa vedere nelle prime posizioni, spinge bene Cuervo, arriva anche Michael Delle Foglie con un rapporto agilissimo, mentre il colombiano va via con il solito stile, con il solito rapporto lungo, ha vinto una volta quest'anno, ha vinto una volta anche Daniel Savini, ha vinto una volta anche Michael Delle Foglie, cercano il colpo grosso per però in una manifestazione che ha un albo d'oro di altissimo spessore, ecco che arriva anche il giovane Puccioni, l'esperto Ettore Carlini con la maglia del Life Team ASD, Carlini vincitore di recente di una grande gara all'Oro Ciuffenna, allunga il corridore abruzzese per portarsi sul terzetto, capitanato dal giovane e brillante Daniel Savini che come ho detto ha rotto il ghiaccio in quel di Castelnuovo Val di Cecina, fa l'andatura, arranca un po' in seconda posizione Sosa Cuervo, rimane costantemente in terza ruota Michael Delle Foglie, quindi tutto sulle spalle di questo giovane atleta che non ha timori reverenziali, si è già segnalato all'inizio della stagione al primo anno nella categoria degli under 23 e chiaramente avendo già vinto ha preso ancora più confidenza, ecco che arriva Ettore Carlini in quattro al comando quando si va verso la collina di Prato, uno spettacolo unico veramente questa salita, questa ascesa, un'ascesa anche abbastanza lunga che presenta pendenze importanti nella parte iniziale in alcuni tratti di quella centrale e poi l'allungo finale, il lungo dirizzone che ci porta alla collina di Prato con Ettore Carlini che appena rientrato fa subito il forcing, ha provato ad allungare per vedere le sensazioni anche degli altri, soffre un po' in ultima posizione Michael Delle Foglie, molto brillante invece il giovane Savini che si è incollato alla ruota dell'esperto corridore abruzzese, rientrano però prontamente anche Sosa Cuervo e Michael Delle Foglie, aspettiamo gli altri e questo è il gruppo dove ci sono Rechita, poi riconosciamo anche Montagnoli, al centro Corradini, sulla sinistra Rusnak con gli occhiali a specchio e poi con la maglia bianca di campione europeo Riabuschenko, c'è anche Tortomasi, c'è anche Puccioni, poi vediamo Longhitano con i colori della Maltinti Banca di Cambiano, il pisano Samuel Ciucci, quindi un gruppo ben assortito, un gruppo con tutti i migliori, c'è anche Marco Bernardinetti lì dietro, il vincitore della passata stagione che è partito quest'oggi con il numero uno sulle spalle per questa 53esima edizione della Coppa 29 Martiri di Figline che assegna anche il 18esimo trofeo Pubblica Assistenza all'Avvenire, sezione Figline, il 18esimo trofeo Fratelli Fiaschi, poi il Memorial Fondatori Coppa 29 Martiri, il trofeo Riccardo Beccherini e il quarto trofeo Ivano Giagnoni. Siamo tornati davanti e qui si inasprisce ancora la salita delle svolte con Savini che viaggia di pari passo insieme a Sosa Cuervo,
attenzione, perché Sosa Cuervo ha un bel colpo, non ha uno stile impeccabile, ma è un atleta sicuramente con un motore interessante, con delle caratteristiche interessanti. È il tipico colombiano che sa andare forte in salita, non sa tenere bene in discesa, ma Sosa Cuervo, come avevo detto, ha delle caratteristiche molto importanti. Se ne prova a andare Sosa Cuervo quando ormai siamo vicini allo scollinamento, al Gran Premio della montagna della collina di Prato, pubblico delle grandi occasioni. Ancora una volta gli sportivi hanno voluto testimoniare il proprio affetto a questa manifestazione, a cominciare dalla comunità filinese. Sosa Cuervo prova a prendere il vantaggio e adesso viaggia insieme a Carlini. Hanno leggermente mollato gli altri, Carlini massimo sforzo, Sosa Cuervo adesso si riposa un po', fase tattica, mentre con il passare dei metri si sta sbriciolando il drappello degli inseguitori. È solo selezione, come abbiamo detto, che arriva naturale, che arriva anche dura per gli atleti dopo una corsa tiratissima nel circuito di Bagnolo, dove i corridori hanno effettuato una media superiore ai 44. Eccoci alla collina, Sosa Cuervo è da solo, pochi metri di vantaggio però su uno scatenato Ettore Carlini, mentre Delle Foglie e Savini sono stati raggiunti da altri corridori. Riconosciamo in maglia gialla sulla destra il atleta della Gragnano Sporting Club, Brovelli, mentre qui siamo su Longhitano, Rusnak, Riabushenko, Savini che parla con Fortunato, Brovelli, Michele Corradini, Michael Delle Foglie, rimasti attardati un po' i ragazzi della Malmantile, mentre Sosa Cuervo è rimasto da solo. Eccoli qua i ragazzi della Malmantile con Puccioni insieme a Bernardinetti. Si soffre molto anche nell'ultimo tratto, mentre questi corridori hanno ancora la possibilità di rientrare, perché c'è il tratto in falso piano che ci porta verso Schignano, poi c'è una discesa ripida e difficile, molto tecnica, però c'è tutto il tratto della strada statale 325 per poter rientrare sotto. Sosa Cuervo è all'attacco, è in solitudine, sono già quasi passati tutti, ci sono stati diversi abbandoni, ancora una quarantina di atleti in gara, ma la selezione che sta avvenendo è davvero impietosa. Stiamo aspettando il passaggio anche degli ultimi di questo drappello del gruppetto Ammiraglie. Guardate la fatica dei concorrenti, con Campigli che stenta un po' in questo tratto, poi ci sono i ragazzi della Palazzago Amaru che hanno lavorato tantissimo, e qui siamo su Carlini che va all'inseguimento del battistrada. Situazione che vede al comando Sosa Cuervo, poi Carlini a 12 secondi e a 22 secondi l'altro gruppetto, dove viaggiano tutti i migliori interpreti attesi quest'oggi sul traguardo di Figline. Uno scatenato per il momento, però Sosa Cuervo sta facendo l'andatura, come abbiamo detto, uno stile un po' scomposto, ma uno stile senz'altro efficace, perché questo è un ragazzo dotato di un ottimo spunto, soprattutto in salita. Siamo a Vaiano, abbiamo staccato in discesa perché, come ho detto, è una discesa ripida, difficile, quindi abbiamo preferito non interferire con i corridori. E Sosa Cuervo a bocca aperta va via, mani basse sul manubrio, spinge molto bene, velocità che adesso è sui 65 orari, sente però il fiato sul collo l'atleta della Maltinti Banca di Campiano, ma insiste con grande sagacia. Ha vinto una manifestazione importante quest'anno in Veneto, che portava al Colle di Pasubio, e quindi Sosa Cuervo ha già rotto il ghiaccio, sta imparando soprattutto a correre nei dilettanti italiani, che è cosa non facile, un ciclismo veramente importante il nostro per le categorie elite da under 23. Quindi ci sono gli immediati inseguitori, abbiamo visto arrivare a fortissima velocità Daniel Savini, poi Michele Corradini e quindi Longhitano, che chiaramente non tira. Vedete, chiede la collaborazione Savini, ma c'è Corradini che sta facendo un bel forcing. Ecco che arriva anche il corridore siciliano della Maltinti, che chiaramente non può interferire in questo momento col compagno di squadra, rimane lì. Ultimo gel, ultime barrette, ultimi rifornimenti per i corridori, con Sosa Cuervo che sta per essere recuperato. Corradini nella seconda parte di stagione ha effettuato delle grandissime competizioni, è andato a segno in gare importanti. Arriva anche Carlini, è rientrato anche Maxim Rusnak, quindi si va a formare questo drappello forte di 7 unità, con Riabushenko che per il momento è rimasto fuori dai giochi. Riabushenko e Bernardinetti sono rimasti fuori dai giochi. Sta arrivando un altro atleta, il portacolori della Opla Petroli Firenze, Lorenzo Fortunato,
che ha fatto un paio di stage nei professionisti con la squadra della Tinkoff, e Fortunato fa vedere che ha la gamba buona, che ha ancora una condizione ottimale in questo finale di stagione ancora ricchissimo di tantissime competizioni importanti in Toscana. Martedì si correrà a Terranuova Bracciolini la prestigiosa Ruota d'Oro, oggi però a Prato altrettanto prestigiosa e di grandissimo livello questa manifestazione che ricorda i 29 martiri di Finina di Prato. Anche Fortunato si riporta sotto, sono quindi in 7 a comandare la competizione. Eccoci qua, Fortunato, Longhitano, Savini, Corradini, Sosa Cuervo, Carlini e il moldavo Maxim Rusnak che si è riportato sotto da poco. Va via molto bene, bello stile anche quello del moldavo, anche lui è un atleta è molto esperto, classe 1992, 24 anni, quindi al secondo anno nella categoria elite, 1989 addirittura l'anno di nascita per Ettore Carlini, che è all'ultimo anno purtroppo per lui nel mondo dei dilettanti Elite Under 23, 1997 invece l'anno di nascita per il giovane Daniel Savini. Intanto ci arrivano le immagini dalla fissa, dal traguardo di Loriano Bigagli, pubblico che sta arrivando sotto il traguardo. Approfittiamo per ricordare e per ringraziare anche Andrea Vezzosi che ha effettuato anche quest'oggi un preziosissimo lavoro di segreteria. Vezzosi, vicepresidente del comitato laniero della Federciclismo, una figura davvero importante per lo sport delle due ruote a Prato. Bernardinetti, poi Riabushenko, Michael Delle Foglie, Ciucci che molto probabilmente ha avuto un problema meccanico ed è il corridore reatino che fa l'andatura. Eccoci su Michael Delle Foglie, come abbiamo detto ha vinto a Castelfranco di sopra, ha rotto il ghiaccio in questa stagione. Poi Ciucci, quindi Giuseppe Brovelli, eccolo qua con il 48, Marco Bernardinetti, Riabushenko e a fare l'andatura il giovane Dario Puccioni. Eccolo qua, lavora per il compagno di squadra, lavora anche per se stesso. Riabushenko non si tira indietro e va a dare il cambio, ma davanti hanno fatto davvero un lavoro eccezionale. Sono riusciti subito a prendere un vantaggio molto interessante. Siamo nell'ordine adesso dei 55 secondi, siamo in un tratto favorevole. Spingono bene davanti, spingono bene anche dietro, anche se sono in tre a tirare in questa fase. Bernardinetti, Riabushenko e il giovane Puccioni. Staremo a vedere che cosa succederà, ma davanti stanno facendo un lavoro veramente eccezionale, si impegna tantissimo però il corridore reatino che ha chiesto anche alla nostra telecamera, alla nostra moto il vantaggio. Ecco Brovelli con il lungo rapporto, passa adesso il campione europeo Riabushenko che come sempre ha onorato la corsa nella quale va ad essere interprete. Riabushenko quest'oggi è partito per vincere, è rimasto adesso fuori dai giochi, ma sta facendo vedere ancora una volta tutto il suo valore. Bene anche Puccioni, Puccioni che ha il secondo anno in attività fra gli under 23 e ha già trovato le misure, si è fatto vedere soprattutto in competizioni importanti come alle Valle Aretine, una gara di 159 km e siamo a Prato, siamo a 5.000 metri dalla conclusione, si scatena la bagarre davanti, se ne sono andati in due, se ne sono andati in due, ci sembra di riconoscere senz'altro Daniel Savini e Longhitano. Savini e Longhitano hanno allungato, corridori che ondeggiano, non possiamo passare in questa fase, dobbiamo rimanere alle spalle perché davanti appunto ci sono due concorrenti e quindi non possiamo fare da punto di riferimento con la nostra moto. Scatta Carlini, scatta Carlini, uno scatto un po' telefonato però quello del corridore abruzzese. Rusna che è prontissimo ad andare sulla sua ruota, reagisce anche Fortunato, rimane costantemente in ultima posizione Sosa Cuervo che ha effettuato un lavoro importantissimo. Ci sono due formazioni che hanno due atleti in questa fuga e sicuramente cercheranno di sfruttare la superiorità, vale a dire la Maltiti Banca di Cambiano con Longhitano e con Sosa Cuervo e la Opla Petroli Firenze che ha il giovane Savini e poi Lorenzo Fortunato, quindi queste due squadre possono fare la differenza e la fuga dei due sta per terminare, il tentativo dei due sta per terminare. Siamo a Santa Lucia di Prato, ormai stiamo arrivando al traguardo e guardate la velocità degli atleti, oltre 60 orari, è un tratto come abbiamo detto abbastanza favorevole e il gruppetto si ricompatta, non ci sta però Longhitano scatenato, soprattutto brillantissimo, una crescita importante quest'anno alla corte di Scarselli per il corridore palermitano, per il corridore siciliano. Savini è lì attentissimo, poi Rusnak,
adesso contano le forze, bisogna avere anche una buona dote per lo sprint, ma contano in particolar modo le forze, perché lo sforzo è stato enorme per i concorrenti. Attenzione ancora Bagar, ancora Bagar, ancora allunghi, si prova di nuovo ad uscire ed è ancora Savini che prova ad allungare, ma si francobolla sulla sua ruota Maxim Ružnak. Poi c'è Corradini anche nelle prime posizioni, anche qui non possiamo assolutamente andare davanti, strada stretta e poi i corridori che ondeggiano, che scattano da una parte e dall'altra, e per il momento rimaniamo in questa posizione quando ormai siamo nell'abitato di Villa Fiorita e si intravede anche quello di Figline, 2000 metri alla conclusione, la famosa clinica di Villa Fiorita, casa di cura sulla destra, Ružnak, poi Longhitano che riparte Longhitano, Carlini va sotto di nuovo, reagiscono tutti dietro a chiudere il gruppetto i due ragazzi della Opla Petroli Firenze e Longhitano sa di non avere un grande rush e prova ancora con grande generosità, ma Carlini porta gli altri su Longhitano che ha pochi metri di vantaggio. Adesso tocca a Corradini andare a fare l'inseguimento. Tra poco lasceremo la gara come da accordi con la direzione di corsa e attenzione a Lorenzo Fortunato che porta sotto Daniel Savini, c'è un po' di stanchezza, Corradini sembra mollare, Savini e Fortunato sembrano due più brillanti per andare sulla ruota del corridore che si trova al comando del corridore della Maltiti Banca di Cambiano e infatti Savini e Fortunato si riportano sul corridore siciliano della Maltiti, prima posizione, e adesso scatta Carlini. Bellissimo finale, convulso, ricco di colpi di scena, di scatti e di controscatti. Carlini se ne va, Savini si francobolla su di lui, no, è Fortunato che va a chiudere, arriva anche Ružnak, lasciamo la corsa, pubblico delle grandi occasioni, pubblico di Figline che aspetta l'epilogo di questa 53esima edizione, ci andiamo a disporre doppia telecamera per seguire la conclusione di una edizione ancora una volta battagliata e spettacolare, due ali di folla, pubblico delle grandi occasioni e corridori che stanno per entrare sul rettifilo conclusivo, c'è Savini da solo, stoccata magistrale, ancora una volta questo giovane ragazzo fa vedere di avere grandi numeri e Savini si appresta a conquistare ed a finire nell'albo d'oro di una grandissima manifestazione. Daniel Savini vince alla grande la 53esima edizione della Coppa 29 Martiri di Figline. Corradini su Fortunato, trionfo per la Petroli Firenze, poi Ružnak, è arrivato Carlini, arriva uno stanchissimo Sosa Cuervo, arriva uno stoico Claudio Longhitano, ha provato a ripetizione, niente da fare però per Longhitano che è stato ripreso più volte, è stato Savini poi il più brillante ad andare a conquistare il traguardo di Figline, si sprinta per la ottava posizione con Bernardinetti, Puccioni e Ciucci, chiude subito dopo il campione europeo Under 23 Ryabushchenko che ha onorato alla grande la manifestazione, questo è il Michael delle Foglie, questo è l'esito di Figline di Prato che incorona un giovane, una giovane speranza del ciclismo italiano, vale a dire Daniel Savini. Tanto Tortomasi anticipa Rechita, in tanti hanno concluso la prova dei 90 partenti, in 42 hanno voluto onorare la manifestazione, 3 ore e 7 il tempo impiegato sui 131 chilometri, 42 la media oraria, a testimonianza del grande spettacolo effettuato dagli atleti, è già tempo di premiazioni e soprattutto di andare a sentire i grandi protagonisti dell'edizione 2016. Viberta Italia, accessori per calzature e pelletteria, moda, servizio e qualità.
29 martiri di Figline, Daniel Savini, poi abbiamo Corradini, secondo e terzo fortunato. Finale entusiasmante, poi salutiamo anche le miss, le splendide miss che fanno da cornice a questi grandi protagonisti. Allora, una corsa attenta, sapevi che c'erano corridori forti in salita, hai mollato qualche metro, poi hai recuperato. Comunque dobbiamo dire, Daniel, una corsa tattica. Sì, è stata un po' una corsa studiata, nei primi giri in pianura è andata via una fuga, però insomma dietro l'hanno gestita bene, sono riusciti a riprenderla prima della salita. In salita ho visto che subito stavo abbastanza bene, infatti ho provato un pochino a accelerare per vedere un pochino come stavo e come stavano soprattutto i miei avversari. Poi ho capito che probabilmente era meglio gestirsi un pochino, ho mollato qualche pedalata e poi siamo rientrati in discesa, abbiamo fatto il gruppetto e poi diciamo è stata un po' una corsa battagliata fino agli ultimi chilometri. All'ultimo chilometro è partito Longhitano, gli sono andato dietro, ho continuato e sono riuscito ad arrivare all'arrivo. Hai vinto una grande corsa, lo sai, qui è stato un albo d'oro, qui a Figline c'è un albo d'oro straordinario. Sì, è un grande onore, la seconda vittoria quest'anno e veramente non me l'aspettavo, sono molto molto soddisfatto della mia stagione. Tra l'altro domani sarebbe il mio compleanno, quindi diciamo mi sono fatto un bel regalo. Anticipato, così lo festeggi meglio. Allora, Corradini sentiva già odore di vittoria, ho visto da come si muoveva nel finale, però Fortunato e Savini, due corridori abbastanza intelligenti, hanno creato un certo movimento nel finale. Sì, sapevano che comunque ero uno dei più veloci nel gruppetto lì e comunque erano in due e si sono gestiti bene e purtroppo è partito Savini e ho regolato il gruppetto dietro. Comunque è da due mesi che sei sempre davanti, sei contento perché stai andando molto bene, no? Sì, la condizione c'è e sono contento così per tutta la sfortuna avuta comunque nei mesi precedenti. Visto che siete una grande squadra, forse è mancato un tuo compagno nel drappello di testa, mentre lo Pla Petroli ha lavorato molto bene. Sì, c'era anche Ciucci dietro, ma mi hanno detto che è caduto in discesa e anche Anselmi. Sì, l'ho visto, era nel drappello all'inseguimento. E poi Anselmi qua all'inizio della salita gli è saltata la catena e poi non penso che sia rientrato. Quindi si è falsata un po' la gara, eh? Sì, se c'erano loro forse poteva arrivare la vittoria. Allora, eccoci qua con Fortunato sorridente, anche lui scoppiettante nel finale, ha provato in tante occasioni, non gli è andata bene, però avete vinto, siete tutte e due sul podio, non male, eh? Sì, è stato un grande Savini, è riuscito a vincere, io sono arrivato terzo, due nel podio, grande prestazione di squadra. Ecco, era una corsa da seguire con attenzione nella parte finale, ci volevano le forze, la testa e poi anche tanta intelligenza nel muoversi. Ma sì, negli ultimi chilometri un colpo uno, un colpo l'altro e prima o poi va via. È andato via Savio, penso oggi fosse stato uno dei più bravi e niente. Io primo, lui Corradini secondo, io terzo e niente, un bel podio, ecco. Complimenti, allora, podio, Savini, Corradini, Fortunato e poi quarta arrivata questa miss e quinta l'altra. Grazie per la vostra assistenza. Nessi, ieri, oggi e speriamo domani, anzi lo vogliamo perché questa è una grande classica del nostro ciclismo, del ciclismo italiano con un'importanza storica. Nessi ci accompagna nell'intervista con Stefano, invece il bilancio di questa edizione ventennale anche da quando c'è stato il nuovo corso, quindi avete festeggiato bene perché è arrivato anche il campione europeo. Sì, è stata una bella corsa, la giornata, il meteo ci ha aiutato, è stata una corsa che ha visto al traguardo molti corridori rispetto alla media di quando delle nostre edizioni anche passate e anche chi è arrivato con più distacco ha onorato veramente la Coppa 29 Martiri. Avete il territorio dalla vostra parte perché la salita di Schignano è qualcosa di eccezionale, il GPM alla collina, insomma non manca niente. Sì, è una prerogativa della nostra corsa, l'abbiamo reinserita 20 anni fa, come dicevi te, con il nuovo corso e abbiamo cercato di fare un percorso che anche tecnicamente riuscisse a dare qualcosa, a tirar fuori le qualità del corridore
e niente, in continuità con quello che era la vecchia Coppa 29 Marti, l'originale, di cui Massimo era uno degli organizzatori principe, insieme a tanti altri, voglio ricordare Antonio Nardini, Guglielmo Marconi, Sergio Vannucchi e tanti altri, Biagioni, insomma, ora l'elenco sarebbe lungo, però insomma noi cerchiamo di fare nel nostro piccolo quello che con entusiasmo, sacrificio, passione loro riuscivano a fare una corsa veramente grande. Ha vinto poi Savini e chiudiamo qui, che è una delle speranze del ciclismo italiano. Mi fa piacere, io non sono un grande, come dire... conoscitore, però ti fa piacere questa cosa. Mi fa piacere e auguri al vincitore. Carlo Iannelli per la ciclistica pratese, Marco Marchi, assessore, mi sembra, se non ho capito male, a Vaiano, ma soprattutto qui in veste per il comune, ma anche per ricordare il padre che è stato un organizzatore qui all'interno di Figline. La stagione si sta concludendo, Carlo, il prossimo anno 90 anni, diciamo che si è conclusa molto bene, perché oggi c'è stata questa ciliegina sulla torta con Figline. Sì, sicuramente l'obiettivo della stagione per la Pratese era proprio di portare a compimento il calendario delle gare più importanti organizzate appunto dalla ciclistica pratese. Questa Coppa 29 Martire era l'ultima del programma organizzativo, una corsa come sempre molto battagliata, incerta fino da ultimo, quest'anno forse più di sempre, perché contrariamente alle passate edizioni sono stati tanti gli atleti che sono giunti qui a Figline. Quindi niente, per noi è un motivo di grande soddisfazione continuare ad organizzare questa corsa che sicuramente di diritto è una delle classiche del panorama ciclistico nazionale e non solo nazionale. Che quando a Figline venivano tutti i grandi campioni, Prato comandava anche in Italia, se vogliamo, sotto questo punto di vista, con grandi corridori e grandi organizzazioni. Vogliamo ricordare, qui sono arrivati campioni come Trapper, Ranucci, insomma, scusate se è poco. Sì, noi cerchiamo di, come dire, portare avanti questa tradizione, ce la stiamo mettendo tutta alla Pratese per rinfoltire appunto i nostri organici. Ricominceremo già dal prossimo anno con il ciclismo giovanile, che è il settore che più ci interessa, e porteremo avanti, come abbiamo fatto finora, appunto anche l'attività organizzativa, magari allestendo di nuovo delle corse che in questi ultimi anni un po' si sono perse. Bene Carlo, quindi speriamo che per il prossimo anno si riparta la grande. Signor Marchi, cosa possiamo dire? Essere contenti, perché questo territorio legato per mille motivi racconta sempre pagine di sport molto belle. Sì, indubbiamente. Tra le altre cose, io da quando sono assessore al Comune di Vaiano sono sempre presente qui a questa corsa, perché oltre a rappresentare la mia amministrazione c'ho anche un regresso. Mio padre è stato uno degli organizzatori che ha ripreso questa corsa negli anni 80, quando è stata per un periodo interrotta e poi è stata rifatta, ecco. Perciò sono molto fiero, molto orgoglioso di essere qui. Le conclusioni con Luca Vannucci e con Massimo Becchi, perché la giornata sta avvolgendo al termine con la premiazione finale, con la commemorazione, che è un atto importantissimo, perché questa, Luca, è una gara che ha una valenza storica anche, oltre a offrire uno spettacolo agonistico. Ha una valenza storica solamente pensando nel posto dove ci troviamo, quello che è stato... che l'eccidio che è stato fatto qui, cioè la corsa ha un nome storico, 29 martiri, che penso già per questo abbia una valenza sul territorio pratese e non solo sul territorio nazionale, con un ricordo e con veramente un impatto fortissimo sul nostro territorio. Diciamo, ha una valenza per tutti gli anni che viene rifatta, e tutti gli anni in maniera sempre migliore, senza nulla togliere a quello che è stato i 52 anni precedenti, ma veramente quest'anno è stata una grande corsa, una corsa, un circuito molto duro, poi Massimo su questo sarà sicuramente più preciso di me,
che dire, da parte dell'amministrazione non si può essere che orgogliosi, orgogliosi veramente, orgogliosi per lo sport, orgogliosi per la storia, orgogliosi per quello che è, fa conoscere Prato, perché tanti corridori, tutti fuori, sicuramente fuori Prato, ma anche fuori Toscana, stranieri, un campione europeo, quest'anno era qui presente, che bene, andiamo avanti, l'amministrazione è vicina, vuole essere sempre più vicina a queste manifestazioni, vuole essere sempre più vicina perché queste sono la parte importante, la parte veramente vitale della nostra città. Ringraziamo, grazie alla 29 Martiri, grazie ai suoi dirigenti, ringrazio qui Massimo Becchi per ringraziare veramente tutti, tutti i dirigenti della 29 Martiri e non solo, per riuscire a fare manifestazioni di questo livello. Grazie, con Massimo Becchi le conclusioni, direi che è andata bene. Sì, molto bene, 91 partenti, un campione europeo, un campione toscano, come organizzatori non si può essere che soddisfatti. E come ha detto Luca, questa corsa è una corsa un po' particolare perché con lo sport ha un ricordo di questo sacrificio di 29 martiri qui a Fini di Prato. Ringrazio Luca delle belle parole sulla nostra società, ma penso vada ringraziata anche l'amministrazione, le amministrazioni dei comuni, della provincia e Circolo Rossi di Vaiano, la CIP Pratese, da cui si collabora da tanti anni. Mi ha fatto piacere che sia stato intervistato anche un vecchio dirigente della società che ci ha lasciato il testimone 20 anni fa, come Massimo Nesi, e noi insomma si cerca di fare del nostro meglio per mantenerla a quei livelli che loro erano riusciti a portarla, come ha rammentato Dianzi, cioè, qui a costo dei grandi corridori, Ranucci campione del mondo, Trapè, e Bugno, insomma personaggi che hanno fatto la storia del ciclismo italiano e mondiale. Un'ultima cosa, vorrei ricordare Marcello Fossi, che è stato per tanti anni un valido collaboratore della CIP Pratese, che mi piace ricordare. Chiudiamo dicendo anche che avete fatto una squadra, nel senso le associazioni, il circolo, l'associazione 6 settembre, la collaborazione con Vaiano, avete creato un modulo per fare squadra. Sì, è vero, da tanti anni che c'è questa squadra della CIP Pratese, del circolo di Vaiano, il circolo dei Figline, la nostra società, la 29 Martiri, per cui come dire, continuiamo questo lavoro con questa associazione e si spera insomma di farla al meglio come abbiamo fatto fino ad oggi, portando corridori di belle speranze come il vincitore di oggi, che anch'io, come ha detto Stefano, non sono tanto dentro al ciclismo perché si organizza questa gara una volta l'anno, però da quello si sente dire dagli intenditori è un giovane ciclista di belle speranze. Formigli, gioielli su strada. Viberta Italia, accessori per calzature e pelletteria, moda, servizio e qualità.